Due istituzioni insieme per un progetto che coinvolge arte e memoria, Vitrine alle radici della democrazia, nasce infatti dall'unione di due iniziative, Vitrine, promossa dalla Galleria d'Arte Moderna, GAM, e alle radici della democrazia, rassegna che il Consiglio regionale realizza a Palazzo Lascaris in concomitanza con la Festa della Liberazione. Il progetto congiunto di quest'anno vede protagonisti cinque artisti selezionati dalla curatrice Anna Musini: Felipe Águila, Alice Figliol, Manuele Cerutti, Alessandro Quaranta e Drian Zaneli. Ciascuno è stato chiamato a realizzare un'opera inedita ispirata ai temi della memoria, della resistenza e della Costituzione. I lavori sono esposti in contemporanea e rimarranno visibili fino al 2 giugno in cinque luoghi: a Palazzo Lascaris, alla GAM, presso il Centro Studi Beppe Fenoglio di Alba, al Museo Diffuso della Resistenza di Torino e a Verbania Fondotoce presso l'Associazione Casa della Resistenza. Vitrine, infatti, è un progetto della GAM dedicato al ricerche artistiche più contemporanee, si sposa molto bene con quello che è il concetto anche appunto di alle radici della democrazia e quindi di celebrare, diciamo, un periodo così importante, un momento storico così importante per la società. In questo caso quindi gli artisti si confrontano sul tema della democrazia e ognuno sviluppa e propone un progetto confrontandosi con sedi differenti all'interno del territorio regionale. Il nostro lavoro consiste sostanzialmente nel fatto che siamo in due e usiamo come medium la scultura e in questo caso abbiamo voluto utilizzare la nostra dualità rappresentandola in due teste separate che si fronteggiano e si guardano. Sì, per noi è importante anche lo spazio che si crea tra i due sguardi delle sculture, perciò qualunque cosa passa qua in mezzo è, come dire, il risultato di questo sguardo. Sono di grasso e sotto sono di cera, si vede la differenza di colore. È stato importante usare questo materiale perché ha delle caratteristiche di luminosità molto particolari e poi perché è instabile, è come dire, una metafora del rapporto tra la trasformazione. Ho intitolato questo lavoro Per te che verrai perché, come dire, dal titolo vuole essere un lavoro aperto. Ho realizzato una staffetta di immagini tra me, Mario Amerio, che è un partigiano che aveva combattuto durante la resistenza in Alta Valpesio. E lui negli anni 70 cosa fa? Realizza le diapositive che documentano tutti i luoghi della battaglia. Mi impegno a realizzare delle immagini in video posizionandomi esattamente nel luogo in cui si era posizionato per documentare quei luoghi in cui aveva combattuto. Mi impegno altresì a documentare tra 50 anni quegli stessi luoghi, riposizionandomi esattamente nei luoghi in cui è stato lui. Quindi, andando avanti nel tempo, avremo una sovrapposizione di tre immagini, caratterizzate da tutte queste tre immagini da media diversi.